non è un piano viabile adatto né secondo me ai residenti ma nemmeno alla città, perché non c'è nessun piano di evacuazione, perché ricordiamo che la strada del lungomare è una strada di sicurezza appunto per in caso di problemi nell'indotto e nell'ENI, per evacuare tutti i residenti della zona lungomare, Ospizio, via Cristoforo Colombo, quindi già è impossibile secondo me bloccarla. Pensare di farla ad un senso diventa un manicomio, anche perché qui noi residenti siamo dei topi bloccati, siamo dei topi in gabbia, ecco. C'è il divieto di accesso per 500 metri, ecco. E infatti io stamattina, ieri ho parcheggiato la macchina come giusta regola in una zona giusta e ho trovato il divieto di accesso con annesso il divieto di sosta. Noi siamo giunti qua con l'altro consigliere Scerra a verificare di persona cosa sta succedendo. Infatti, io parlando con alcuni residenti, io dicevo questo: ma se esistono i comitati di quartiere che vengono, cioè danno indicazione all'amministrazione, alla giunta di poter fare, perché non sono stati coinvolti prima di fare questa variazione? Alcuni residenti che mi hanno chiesto stamattina, di allarmati dal fatto che sono stati cambiati i sensi di marcia, e quindi mi hanno chiesto di parlare direttamente col sindaco. Infatti io, assieme al consigliere Napolitano, siamo scesi e abbiamo cercato di raggiungere telefonicamente il sindaco, il quale devo dire che tempestivamente ci ha raggiunto e ha spiegato le motivazioni per cui è stato fatto questo cambio di marcia. Abbiamo prefissato l'incontro verso la fine di luglio per capire se questi cambiamenti vanno bene, quindi possono andare oltre oppure devono essere rivisti. Siamo intervenuti nelle vie a nord del lungomare, da via Vasile a via Matteotti, invertendo di fatto il senso di marcia. Questo per consentire, subito dopo la festa della Madonna, di poter inibire una carreggiata del lungomare, per poter consentire di avere un traffico più snello. È chiaro che questi cambiamenti porteranno dei disagi momentanei sicuramente ai residenti o alle abitudini dei gelesi, che sono abituati a fare una strada magari da anni, però bisogna, per fare dei cambiamenti bisogna avere questi momenti di transizione per vederne la validità. Quindi oggi stiamo facendo queste variazioni, speriamo che ciò che è stato scaturito dall'analisi sulla carta venga confermato dai risultati che avremo. È chiaro che un periodo di transizione potrà dare dei piccoli problemi, comunque oggi già ci sono i vigili urbani ad indicare i nuovi sensi di marcia, perché giustamente molti magari guidano in modo distratto e non si rendono conto della nuova segnaletica, ma fra qualche giorno sicuramente potremo vedere che magari certi disagi che si registrano in questi giorni, e per questo me ne dispiace, sicuramente saranno superati. L'obiettivo è quello di rendere il lungomare innanzitutto più scorrevole, di consentire di avere una corsia libera in caso di emergenza, perché effettivamente fare l'isola pedonale sul lungomare non è facile, proprio per la viabilità che abbiamo ereditato, però mi rendo conto che avere una corsia libera sul lungomare può consentire sia di snellire il traffico, ma anche di poter intervenire in caso di urgenza ed emergenza. Quindi questi cambiamenti sono soprattutto sulla tutela delle persone, perché meno macchine, un traffico più scorrevole sicuramente significa meno smog, e una corsia per poter accedere rapidamente significa sicuramente una celerità, ma sia ce ne sia bisogno. Speriamo di no, però l'importante è prevenire, non invece fare l'analisi dopo che succeda qualche disgrazia.